questo punto, assessore, molti mi chiedono di chiedere all'assessore allo sport del comune di Sansepolcro quanto c'è di vero circa presunti contatti che, ricordo, da questa trasmissione sono già stati annunciati. È da dicembre che state parlando di un possibile trasferimento della squadra di Serie 1 a Sansepolcro. Da questo punto di vista, assessore, lei è favorevole o contrario a questa eventualità? Ma io mi sono espresso in maniera chiara sin dal primo giorno. Ho sempre guardato con favore, quasi invidia, quello che succedeva in Umbria, San Giustino, Città di Castello, perché avere la possibilità di fare promozione territoriale attraverso lo sport, di essere in televisione molto spesso, di portare il nome della propria vallata, della propria città sulle cronache nazionali, come dicevo quando ho prima parlato del Giro d'Italia, è davvero un obiettivo raggiunto per un'amministrazione. Quindi devo dire che finora sia Città di Castello che San Giustino hanno fatto un grandissimo lavoro, e sin dall'inizio ho detto: noi per qualsiasi cosa ci siamo, sia una collaborazione esterna, sia al bisogno anche un'ospitalità, ci siamo. Tant'è che dovevamo l'anno scorso ospitare una partita dei playoff del San Giustino, quindi l'anno precedente, però è saltata perché era in concomitanza con le giostre a Sansepolcro, quindi c'erano dei problemi sull'ordine pubblico, ma volevamo già portare la grande pallavolo a Sansepolcro, dove è stata solamente per i grandi eventi, per la Coppa Italia, la Coppa Cervi in passato, e devo dire ricolora, rifar rivivere quel palazzetto dello sport. Allora noi abbiamo la nostra candidatura, qual è? È quella di dare una mano e di essere in dialogo sempre. Novità più grosse non ci sono, se non dire che siamo disponibili a parlarne. Poi per far sì che diventi concreta questa possibilità ci deve essere due cose: l'impossibilità a farla a San Giustino o a Città di Castello. E qui per il momento Città di Castello lo possiamo escludere. Con San Giustino ci sono dei piccoli problemi, ecco. E non diciamo nulla di nuovo, assessore. Noi lasciamo al dialogo tra San Giustino e la società e lasciamo che loro facciano tutto il loro percorso. Se poi dei problemi ci saranno, noi siamo disponibili a dialogare.